a te e a tutti ciurma e benvenuti nel giocherino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, incredibile ma vero, siamo riusciti a far fuori il maledetto nano malefico che fino all'ultimo ragazzi si è rivelato essere un disgustoso essere, veramente disgustoso. Qualcuno di voi mi ha confermato che effettivamente la boss fight è stata cambiata, quindi ricordavo abbastanza bene perché quella nel gioco originale era prettamente statica, invece in questo remake hanno reso il boss molto più dinamico e quindi la boss fight è stata in effetti un pochettino più difficile rispetto a quella che era nell'originale. In ogni caso noi staremmo ancora in effetti inseguendo Krauty, che continua a portarsi appresso manco fosse un sacco di patate la povera piccola Ashley, che è ancora nelle sue grinfie. Siamo arrivati su questa benedetta isola, credo che possiamo definirla proprio un'isola, che sembrerebbe essere uscita ragazzi dal buco del culo dell'inferno, perché c'è sta veramente l'ira di Dio, ok? Quindi non so cosa aspettarmi d'ora in avanti, mi faccio già il segno della croce adesso perché il cielo ci salvi. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati esattamente qui ragazzi, dove per fortuna hanno ben deciso di mettere una fantastica macchina da scrivere. Allora fatto sta che io già sento il bip bip di qualcosa che potrebbe tranquillamente rompermi le scatole se non ci facessi particolare attenzione, per cui direi un attimino di fare piano perché non vorrei esplodere davvero da un momento all'altro. Raccogliamo queste pegetas. Ma dov'è sta roba che continua a fare bip bip? Non ho capito, sarà da questa parte. Fanno un attimo piano. Ah, qua sopra, qua c'è sta pure una scala e qua si può salire. Ho sentito già dei rumori che non mi sono tanto piaciuti sinceramente. Fatto sta allora che qua sotto intanto ragazzi ci sta quello che sembrerebbe essere un ascensore. A parte tutto rompiamo questo. Munizioni magnum, davvero fantastico. Mi sa che qualcuno di voi mi ha consigliato ragazzi di non sprecarle tutte, perché comunque ovviamente forse arriveranno momenti in cui... Oh! Da dove cazzo siete sbucati voi? No, 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 non te spostate. È merda. Non ve spostate, merda. Cazzo è, oh! Ti attacchi così repentini improvvisi, non t'azzardare! Mannaggia, appena una volta che ho pensato di usare il parry ci serviva la schivata. Mannaggia tu. Il fatto che tu me l'abbia detto, guarda, mi rende ancora più tranquillo, perché c'avevo qualche dubbietto, se fossi morto o meno. Pezzo di me. Allora, intanto, fatemi vedere un attimino qua cosa dice, scusate. Ovviamente è chiusa. Bisogna attivarla in qualche modo, ragazzi. È collegata a qualcosa, insomma, che l'attiverà una volta trovato. Per cui, niente, allora, non ci resta che tornare di nuovo di sopra. Anzi, passiamo di qua, va. Ah, aspetta, ma qua c'è una scatoletta bellissima che si tratta solo di essere rotta. Con una meravigliosa piantina verde. Come ho potuto mancarla poco fa? Maledizione. Maledetti a voi che vanno messi tutti qua intorno. Che pallonzi giganti. Allora facciamo una cosa bellissima. Facciamo prima così, ecco, uno. E tra l'altro non ho accecanti perlomeno per ora ragazzi, quindi famo così. Due. Oddio, ecco. Sarebbe stato impossibile fare 3 di 3 subito, di headshot intendo ovviamente. Allora, qualcun altro? Ah, eccola qua, la cosa che continua a fare B, B, B e B e bop e B e bap. Quanto è grosso sto posto a proposito? Allora, questa stanza dovrebbe essere chiusa, per cui direi di un attimino di guardare qua intorno. Munizioni fucile, fantastico. Munizioni fucile, fantastico. Come mai tutte queste munizioni fucile? Mi devo preoccupare per qualche motivo, per caso? Magari mi preoccupo. Allora, devo premere questo, ragazzi, ovviamente per aprire la porta. Ma prima di aprire quella porta, ovviamente famo piano, disinneschiamo sta merda senza esplodere. Ovviamente, grazie, perfetto, fantastico. Ah, è ok, niente, da qua si riscende per le scale, ovviamente, quindi niente di così speciale in pratica. Va bene, allora non ci resta che premere questo benedetto bottone, aprire la porta.
Wow, siamo riusciti ad aprirla. Oh, ma che cosa meravigliosa. Ricarica un po', Leonardo. Allora, ricaliamoci da qua. Tanto vale scendere direttamente da queste scale. Ovviamente io ci sono, ragazzi. Risalvo la partita. E ok, mi sa che possiamo andare. Qua mi sa che non c'è più un cavolo. Quindi prepariamoci. Io, ragazzi, d'ora in avanti. Cioè, ci andrò coi piedi di piombo, perché... Ashley! Oh! Ashley! Eccola là. Ashley, sveglia! Come un sacco di patate, avevo detto io. Ashley, Ashley, sotto effetto di qualche cosa di strano, insomma. Soccorri Ashley. Allora, qualcosa mi dice che qua presto succederà il pandemonio, per cui facciamo una cosa bellissima. La stordente comunque può essere utile, quindi direi di usarla, sì, di usarla, di crearla. E ovviamente così non mi posso fare altre munizioni per carabina, però comunque la stordente può essere utile, perché non sia mai comunque esce qualche altra plaga, qualcosa, e ho la vaga sensazione che qua la situazione sarà parecchio un dito nel sedere, quindi andiamo. Ecco qua, già sento dei rumori orribili. Solo Pegetash, datemi anche qualche altra cosa. Allora, facciamo prima così, guarda, prima che si accorgano di noi, ovviamente. Ok, uno è saltato in aria. Oddio, no! Il cinghialone! E il cinghialoide! A merdaccia, muori un po' però. Ok, ok, già sono tre headshot, ragazzi, ancora lì. E siamo a quattro ancora lì. Che cazzo è? Oddio, è calla, lo sapevo io. Non c'ho colpi! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda, oh merda, oh merda! State buoni, state buoni, state buoni! Stia buono, stia buono! No, 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 no! No, no, vada giù, vada giù, vada giù! Eppure tu! Grazie! Ecco, ovviamente non muore subito la merda di plaga schifosa! Non voglio usare un accecante solo, ragazzi, per una plaga, per cui... Ok, di nuovo recuperiamo la calma. Oh oh, sembrerebbe essere tutto a posto. Vabbè, ho usato praticamente tutti i colpi per carabina che mi rimanevano. Ma pure questi sono dettagli, vero sempre. Allora, la povera Ashley passaggio nel muro. Allora, perché la povera Ashley è di qua, in effetti. Però serve... Oddio, chiave che ci ha dato Luis. Oh shit. Comunque, allora, qua ci stanno tre simboli, ragazzi. E comunque ci serve una key card. Ovviamente, esatto, esatto. Leon, grazie per avermelo fatto notare. Qua è chiuso? Ovviamente è chiuso. E te pareva? Che palle giganti. Va bene, allora vorrà dire che dovremmo andare di qua. Anzi, io prima salgo. Guarda, faccio prima una cosa carinissima. Salgo prima di qua perché magari dentro queste scatolette qualcosa, a parte le Pegetash, si trova qualcos'altro? Qualcos'altro di utile? Un'altra piantina verde. Ecco, questo già ci piace un po' di più. Quindi adesso mi creo una bella misceletta di piante verdi. Ok, allora qua pure è chiuso? Oh, no. Cioè, allora, quando mi ritrovo poi le porte aperte sono abbastanza interdetta, perché di solito me le ritrovo sempre chiuse. Quindi non ero pronta, caro signore, non ero pronta. Ti facciamo magari saltare la testa. Non gli è saltato proprio un cazzo, maledizione. Oddio, regà, arrivano questi qua. Questi con l'elettricità sono proprio cattivissimi. Soprattutto se poi gli nascono plagas da ogni orifizio. È su, ammappete, regà. Non ti avvicinare. Ancora. Ah, che strapalle che siete. Oh no. Ecco, facciamo prima a fa così. È saltato direttamente in aria, bellissimo. Oh, munizioni pistola, polvere da sparrow, che pure ci piace. E Pegetash. Nient'altro di particolarmente incredibile. Allora, qua dentro però, coltello, coltello da caccia. Allora, perché io intanto sono salita qua quando magari c'era il passaggio nel muro di sotto? Scusate un attimo, ragazzi, ma fatemi vedere una cosa. Cioè, allora, quando scrive passaggio nel muro, intende che ci posso passare? Ah, no, qua serve la povera piccola Ashley, per cui a noi non ci resta che ovviamente fare tutto questo giro della Madonna senza più colpi, senza un cazzo. Allora, munizioni carabina, gestiamo, ragazzi, creiamocele e basta. 10 belle munizioni, va bene così. Ho munizioni pistola pure, regà. Non è che ce... Oddio. Non è che ce ne restano poi tantissime, se devo essere proprio sincera. Ma lo vedete anche voi, voglio dire.
Merdaccia. Devi morire. Devi morire. Devi morire. Ok. Come sempre fatemi sprecare un arsenale per farvi fuori, bastardi. Allora, polvere da sparo per due, ci piace. Pegetash. E qua c'è qualcosa di utile dentro questa bella valigetta. Cosa c'è? Ah, munizioni pistola. Cioè, io ho usato un arsenale per ammazzare sto stronzo per prendermi un po' dei proiettilini. Va bene, dai, me lo farò andare giù. Me lo farò andare giù. E intanto apro questa scatola per avere un po' di polvere da sparo. Ci piace tutto ciò. Fatto sta che non avendo risorse non possiamo creare una beneamata mazza. Aha! Le cose toppe, ragazzi, le cose toppe. Ieri sarei pronti. Ok, mi ha salvato tipo un checkpoint qua e la cosa non mi piace. Continua a darmi polvere da sparo, non c'ho risorse. Cosa c'è qua? Scusa, sta stanza è chiusa. Ah, posso... Aspetta, posso aprire intanto st'armadietto. Ok, munizioni carabina, ci fanno comodo? No, possiamo fare il giro da qua, ragazzi, ecco perché. Io ho paura. Oddio, allora i lunghi corridoi non mi sono mai piaciuti. Dobbiamo arrivare di sicuro in fondo alla Madonna per trovare la benedetta keycard che ci serve, vero? Non mi piace. Ma proprio per niente, cazzo. Fammi armare de fucile a pompa che è meglio, guarda. Da vicino è molto più efficace. Un ratto! Mi serve qualcosa il ratto? Sì, a sprecare munizioni. Che cazzo sto a fare pure io, mannaggia santa. Maledetto topo, scappa finché sei... Eeeh! Lacrima viola, me la ficco. Dove dico io la lacrima viola? Datemi armi, datemi armi, datemi munizioni. C'è il caro vecchio Eusti qua dentro. Ma tu guarda un po', me lo mettono qua. Qualcosa catturerà la tua attenzione. Sì, ne sono sicura. Eusti, allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare, ragazzi. Allora, ragazzi, cioè, servono assolutamente risorse. Compriamo questo, compriamo questo. Allora, mi sa che quasi quasi intanto il progetto per le munizioni Magnum, ragazzi, me lo compro. Ragazzi, questo rossetto in crema orripilante del nano malefico lo vendiamo, ovviamente. Vendiamo queste due lacrime viola e questa corona elegante. Tra l'altro possiamo ancora incastonarci delle gemme. Incastoniamoci gemme. Allora, che ci abbiamo? Quindi due rotonde ce le abbiamo. E una rettangolare. Ce ne servirebbero altre due. Ovviamente attualmente non le abbiamo. Tra l'altro credo che ormai, ragazzi, questo cubo lo potrò vendere, perché non credo che mi servirà più. Quindi lo vendo. Non so mai tanto come regolarmi, ragazzi, per quanto riguarda i potenziamenti delle armi. Però comunque sono utili, mi direi. Allora, aumentiamo la potenza del fucile antisommossa. Per ora credo proprio, ragazzi, che staremo bene così. Eusti non c'ha manco uno spray medico, tra l'altro. Uovo di gallina. Direi di tenercelo. Comunque non abbiamo abbastanza polvere da sparo per fare un cavolo, se non appunto munizioni pistola e un'altra granata stordente. Per ora resto così, ragazzi. Quindi salvo la partita e direi di prepararci, perché il fatto che ci abbiano messo Eusti qua, ragazzi, non mi ispira niente di buono. Che cazzo ci fa un pollo qua dentro? No, questa me la dovreste spiegare, Eusti, il tuo nuovo animale da compagnia. Ok, ragazzi, allora io direi fa un bel respiro, perché chissà. Già questo non mi piace, per esempio. Mamma mia, raga, dobbiamo... Allora, c'è sta di fronte, ci aspettano stanza di sessioni e congelatore. Le cose bellissime. Pure qua serve una keycard. Maledizione, ma dove cazzo le trovo ste keycards? Che pallonze. Dovremmo trovare qualcuno che lavorava qua, che ha fatto una brutta fine e prendergli la chiave di sicurezza. Scusate, ragazzi, se non corro, ma veramente la paura la fa da padrone in questo esatto momento, perché non mi piace per niente questo posto. Ma tipo proprio per niente. Oh, proviamo ad andare prima al congelatore, visto che siamo rivolti di qua. Eppure qua serve una keycard, porco zio. Cioè, usa il Pipo, Leon, proviamo ad usare qualsiasi cosa.
Io mi sa che faccio una bella cosa. Mi compro il progetto per granata potente perché mi sa proprio che potrebbe essere molto utile, vedete? Però ovviamente serve un sacco di polvere da sparo, risorse che attualmente non ho. Ah! Quindi mi attacco comunque alla cippa. D'accordo, allora, mi sa proprio che mi toccherà andare verso quei grugniti poco amichevoli. Ok, raga, allora, posso essere sincera. Tutta questa parte qua adesso mi sa proprio tanto di horror. Cioè, ma proprio quello cattivo, no? Quello cattivo dal quale magari non ti aspetteresti nulla. Cioè, no, anzi, ti aspetteresti il peggio. Che cazzo sta di pure? Io sto delirando. Non ci sto a capire più. Una ceppa. Che devo fare qua? Devo inserire in qualcosa che non c'ho. Continua a dire, Leon. Prova a metterci il pisellino. Magari si apre. Comunque, a parte tutto, puzza proprio di horror tremendo in questo esatto momento. Non so se ce la posso fare, ragazzi. Cioè, io non... Non so se sono pronta psicologicamente a tutto ciò, perché fino ad ora è stato molto action. Ma adesso, insomma, ributtarmi nell'horror, ecco, non ero pronta psicologicamente. Patologo Ernesto Muñoz Reyes, la sua richiesta di aggiornamento della scheda magnetica è stata approvata dal capo del dipartimento. La prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni e seguire la procedura descritta nella pagina seguente. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso al livello 2 utilizzando il dispositivo situato nella stanza congelatore. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso al livello 3 utilizzando il dispositivo situato nel laboratorio di incubazione. Si prega di chiedere il permesso di accedere ai dispositivi al supervisore di ciascuna sezione. Ok, praticamente bisognerà sovrascriverla ogni volta per poter avere il livello successivo. Quindi la prima comunque si deve trovare, ragazzi, nella stanza di dissezioni. Una volta che ce l'avremo, dovremo andare appunto al congelatore, utilizzare quel cazzo di dispositivino per poterla avere il livello 2 e poi nel laboratorio di incubazione. Allora, io sicuramente, ragazzi, non ricorderò un cavolo di tutto ciò, anche se comunque il documento ce lo portiamo appresso. Dovrei essere contento di quello che ho fatto. Che cazzo ho fatto, tra l'altro? No, raga, non mi sta a piacere proprio per niente. Ma proprio no, 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 Ma proprio no! Oddio, è buio. No, no, raga, no, io non ci vado là. Oddio, raga, no, no, non ce la posso fare. No, 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 no. No, 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 no. I cunicoli e tutti i cazzi e mazzi vari, no. Ok? Quindi questo ci riporta verso la stanza di dissezioni, nella quale c'è appunto la scheda di livello 1. Io non so se ce la posso fare. Non mi sta piacendo. No, 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 raga. Tra l'altro, cioè... No, 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 raga. Ok, non mi aspettavo che si aprisse, ma ovviamente avendo riattivato la corrente si apre. Spray medico. Che altro c'è qua dentro? Berillo rosso, perfetto. Quindi un'altra pietra da incastonare. Ma qua non c'è quello che mi serve, vero? La scheda dei guts di livello 1 de me. No, raga. Raga, adesso si è aperto qua, ovviamente, immagino, vero? Ah, no, qua no. Che cazzo devo fare? Oh, Gesù. Che faccio? Che sto facendo? Cioè, praticamente sto decidendo a cosa dare power. Ok, proviamo a tenere così a livello 2. Questa forse adesso si aprirà? No. Dio, Dio, Dio. Proviamo a mettere a livello 3. Manca adesso si apre. Mannaggia alla miseriaccia, mannaggia. Cos'è quella cosa là dentro? L'ho vista adesso. Allora, io mi devo soltanto un attimo, raga, rendere conto di...
cosa sta succedendo. Mi sta sfuggendo qualcosa. La stanza delle dissezioni. Perché minchia non si apre sta stanza di merda. Ah, ma si cambia la posizione. Aspettate, devo far arrivare il power al centro. Ci sta a fa caso adesso. Ok. Fermi, ci siamo, ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Ah, giusto in tempo per entrare qua. Dove c'è questa cosa. Ok. Allora, analisi del soggetto. Regenerador, data 9 aprile. Infine ho generato una creatura. Ecco qua. Oddio no. Ha una capacità metabolica incredibile, i suoi tessuti si rigenerano a oltranza, a meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. Osservando il corpo con un mirino con biosensore, ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali nel corpo che li ospita, come se fossero molteplici cuori. Questa mia nuova creazione è praticamente immortale, persino il dottor Frankenstein mi stringerebbe la mano con ammirazione. Il dottor Frankenstein ti sputerebbe in faccia. Ho condiviso i risultati del mio esperimento con quel bastardo pretenzioso del mio collega. La sua faccia è diventata livida. Poi ha iniziato a scribacchiare nel suo taccuino. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente. Invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. Un idiota. Ho tutto sotto controllo. Il soggetto inferocito è fuggito dalla sua vasca criogenica. Sono io il vero idiota. Dovevi aspettare che succedesse il delirio, no? Per capirlo. Cristo. Che diavolo di esperimenti fanno qui? Mamma mia, regà. Oddio, non mi piace tutto ciò. Questa è una cosa terribile. Sì, è una cosa terribile. Adesso mi sta venendo in mente. No, regà, io non posso fare questa con la scheda magnetica. Ma che cazzo sei? Oddio! Oddio! Ah, gli si sono scoperte le dette! Si copra, signore! Non ci ho colpi! No! Lingotto d'oro me lo picco nel culo se mi pia questo! Aspetta! Fammi andà! Mi ricordavo che era una cosa terribile. Me lo ricordavo. Adesso che mi serve? Dove devo andare? Adesso devo andare al congelatore. Devo rimettere la corrente qua. Adesso, raga, che c'è tanta cosa che mi insegue. Non ce la posso fare. No, raga. Fermi. Raga, ho quasi sputato le corde vocali. Vi giuro. No, oddio, no, non funziona. Dove? Ah, devo andarla a rimettere nel congelatore, sta cazzo di chiave. Devo tornare al congelatore. Giocare, straniero. Zitto, Eusti, che la situazione è drammatica. No, raga, io non posso fare ciò. Non mi potete chiedere questo. Devo tornare al congelatore, Cristo, devo rifare tutto il giro. Oh, Jesus Christ. Raga. Non ce la posso fare. No, non posso. Che cazzo devo fare qua, tra l'altro? Perché mi avete fatto venire qua? Che mi serve questo? Polvere da sparo. Grazie. Tutto sto macello per della polvere da sparo. Ok, adesso posso sovrascrivere la scheda. Grazie per la tua pazienza, ma...
ancora. L'ha cagata. Ah! Come posso la perdo? No, 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 non ce la posso fare. Perché ci mette così tanto? Merda! Che cazzo gli faccio? Regalo, gli faccio un cazzo. Regalo. Cazzo, non mi tocca. Sto per morire di nuovo. E là fuori c'è un altro. Oh shit. Adesso devo andare a stanza di Sisi. Lo so, amore, lo so, è arrivata la Cipi che si è preoccupata per la sua mamma, è vero, amore? È vero, amore, quante Cipi, quanto è premurosa la Cipi. Abbi fede, Robin, ce la farò, c'è un altro, non ce la posso fare, dovrei restaurare prima la corrente. Mi serve la corrente, non vedo un cazzo. Qua. No, regà. No. Sarà dura il livello 2. Non mi toccare, corri. Oddio, corri. Io non lo so, cioè, il modo per ammazzarli è colpire i punti vitali, ma... succede, perché non va. Che cazzo devo fare? Che cosa devo fare? Devo tornare fino alla Regà, Eusti, Cristo, zitto. Regà, perché non provi? Sono nella merda. Allora, io direi un attimo di salvare, visto che ci sono. Che comunque almeno fino a qua ci sono riuscita. Non posso star tornando. Ma perché cazzo devo tornare alla stanza di sezioni? Ce l'ho l'accesso a livello 2, perché non me la apre? Cioè, mo mi dovete spiegare perché? Allora, ma se io ho riattivato la stramaledetta corrente qua, perché non funziona? Non capisco. Stai zitto, Eusti, che la situazione... qualcosa? Ok, gli esplosa una tetta. No, raga, è impossibile. E gli esplosa l'altra tetta. No, raga. No, io non posso fare questo. No. Cioè, gli ho fatto esplodere le tette, gli ho fatto esplodere la testa. Che altro cazzo gli deve esplodere? No, raga, io non gli faccio niente a questo. No. Ho sbagliato, non c'è corrente qua adesso. È un guaio enorme. Allora, io credo che l'unica cosa che mi rimanga da fare sia correre a rimettere la corrente. Almeno credo, perché qua comunque luce non c'è. Quindi è per questo che non funziona. Ciaone, vado! C'è quello qua davanti. Ah, l'altro culo de fuori. State qua. No, raga, mi chiuderanno. Mi chiuderanno malissimo. Ma proprio male. Mi chiuderanno. No, raga, no. È qua. Sono morta. Curiamoci. Sono morta. Adesso si gelluce accidentaccio a me. Si passa. Che altro me date? Datemi qualcosa di buono, qualcosa di bello. Continuano a inseguirmi, cazzo. Regà, male. Malissimo, che cazzo è sto rumore? Che cazzo sta succedendo? Non sto capendo più niente. Per il panico. Ma chi è? Che cazzo è? Allora, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Sempre. Io ho fatto saltare il metto. Boh, ma avete rotto i maronzi. Oddio, arriva pure l'altro corazzato nel merda. Meno male che c'è una mira pessima, amico. No, ma avete rotto i coglioni. No, raga, è un guaio terribile tutto ciò, ma proprio terribile. Cristo. No, raga, ho sprecato pure un colpo della mano. Iii!
La situazione è terrificante, ragazzi, lasciatemelo dire. È assolutamente terrificante la situazione. Cioè, di là ci stanno i due nudi con le tette da fora che mi aspettano. Qua questi altri stronzi mi hanno fatto consumare praticamente tutte le munizioni che c'avevo. Che situazione potrebbe esserci peggiore di questa? Cristo santo. Ok, mi scegliamo, ragazzi, questa rossa e gialla. Direi di usarla. Forse ho fatto male usarla così, ma sono dettagli pure quelli. Che me devo aspettare da qua? Laboratorio in incubazione. Me devo aspettare la merda. Oddio, no. Ci stanno i nudi pure qua, ragazzi. No, io non posso farcela. Mi dispiace dirlo così. O questa proprio... però, capite? Ok, ci serve niente. Chiave di livello 3. Ovviamente per sovrascriverla dobbiamo entrare qua. E andare in fondo a questa stanza di merda. Ovviamente, che sarà tipo l'inferno, posso immaginare. No, raga, no, no, dai. No. Io non... Che mi ha dato? Granata frammentazione. Io non... non posso. Allora, assegniamo a scelta rapida immediatamente, perché ce ne ho ben 4. Comunque possono essere utili. La situazione la vedo proprio nera, 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 ragazzi. Ma proprio brutta, brutta, brutta. Allora, che abbiamo qua? Durante un recente blackout, il soggetto di un esperimento si è risvegliato dal suo stato criogenico, ha distrutto la vasca di contenimento ed è fuggito. L'emergenza è rientrata dopo 20 ore. Questo incidente ha causato 7 morti e 19 feriti. Una robetta. Non siamo stati in grado di recuperare uno dei corpi, un attrezzo che aveva con sé. La causa di questo sfortunato incidente sta nell'instabilità del generatore di corrente. Questi generatori sono antiquati, non possono più reggere i ritmi richiesti. Per evitare che una cosa del genere accada di nuovo, l'amministrazione deve dare priorità ai bisogni degli ingegneri più che a quelli dei ricercatori. Chi cazzo se ne frega? Cazzo, non posso raccogliere l'oggetto. Ma mi è stata a dire veramente. Regà, allora, io ste mine adesive me le scarto. Scusate, ma a me mi serve sto coso. Mi serve e lo monterò sullo Stingray, perché comunque può essere usato, vedete, con qualsiasi arma compatibile con mirini. E comunque ci serve per, insomma, riuscire a vedere i punti deboli di questi merdoni qua. Allora, terminare sovrascrittura. Forza e coraggio. Mi serve una chiave inglese. Mi state prendendo per il culo? Ma veramente per il culo mi state prendendo? Cioè, quello che mi state a dire è che io devo tornare indietro da uno di quei due nudoni a estrarre una chiave inglese dal suo deretano? Questo mi state dicendo? Cioè, come se non ci fossero già state abbastanza prese per il culo fin qui. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa. Non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. Morivo dalla voglia di tornare dai due nudoni. Anche se uno... le tette già gliele ho fatte saltare. Questa è una situazione più brutte e peggiori che io abbia mai visto. Ehi, merdone! Ciao, merdone! Oddio, che zoom. Maledizione! Sì, ma ce l'ha dietro, ce l'ha dietro, ce l'ha dietro! No, 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 raga, io non posso fare questa cosa. Assolutamente. Allora, intanto faccio una cosa bellissima. Torno da Eusti. L'odore della battaglia ti si è... Senti, Eusti, ma vaffanculo, va pure te. Dio santo, il pollo ha cagato qualche uovo? Sembrerebbe di no. Intanto incastono questa gemma qua. È terribile, terribile tutto ciò. Assolutamente terribile. Intanto vendiamo sto lingotto d'oro. Queste due lacrime viola. Vabbè, per ora vendiamo questo. Allora, ragazzi, io ho bisogno di fermarmi qua, perché la situazione veramente mi ha destabilizzato non poco. Perché io solo adesso che sono arrivata in questa zona del gioco mi sono ricordata che mi aspettavano questi mostri di merda. E quindi non ero pronta psicologicamente. Fatto sta che adesso dovremo ammazzare uno di questi due cosi. Però io ho bisogno, ragazzi, assolutamente di qualche vostro consiglio su cosa fare. Perché io mo ho montato il mirino sullo Stingray, però non so se è la cosa migliore da fare. Forse sì, forse no. Non so tanto come approcciarmi adesso a questi mostri, ragazzi, perché comunque sono veloci, comunque quando attaccano fanno male. Sono parecchio destabilizzata. Ho bisogno, come sempre, dei vostri consigli, ragazzi. Li aspetto qua sotto in commento. Quindi per oggi ci fermiamo qua. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Io vi do a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.